GF15. Frase sessista contro Lucia Bramieri? Scontro con Aquino. Grande Fratello, tensione alla stelle tra i coinquilini per un'affermazione di Danilo. Frase sessista nei confronti di Lucia Bramieri? Tensione alla stelle tra la nuora del grande Gino e Danilo Aquino per un'affermazione che il romano di Tor Bella Monaca avrebbe fatto in confessionale. In un momento di goliardia il tecnico di elettrodomestici ha affermato che si sarebbe infilato la Bramieri. L'affermazione è stata riportata alla 57enne da Simone Coccia che ha subito preso le distanze dal compagno di avventura. Sei un cafone, se hai il coraggio certe cose gliele devi dire in faccia. Il 31enne ha accusato al fidanzato di Stefania Pezzopane di essere uno spione. Stavo scherzando ed in confessionale posso dire quello che voglio. Inoltre Glielo ha sempre dette le cose a Lucia. Con il trascorrere dei minuti la discussione tra i due inquilini della casa più spiata dagli italiani è diventata incandescente. Nella conversazione si è inserita una furiosa Lucia Bramieri che ha invitato Aquino a non parlare più con lei. D'ora in poi il mio nome lo pronuncerai solo in confessionale o al momento della nomination. Ti avevo già avvertito. Infuocato botta e risposta, sei un cafone. La milanese ha faticato a trattenere le lacrime e non ha voluto ascoltare le giustificazioni del romano. Filippo Contri ha provato a placare l'ira della compagna di avventura spiegando che si trattava di un'affermazione detta in un contesto goliardico. Le giustificazioni del consulente finanziario non hanno convinto la concorrente. Volevo vedere se avesse rivolto la stessa affermazione alla tua fidanzata o ad Alessia. Gli animi si sono ulteriormente surriscaldati con la Bramieri che ha sfogato tutta la sua rabbia nei confronti di Aquino. L'altro giorno hai criticato Mariana Falace per quello che ha detto ma tu hai fatto lo stesso. A sostegno della 57enne si è schierato Simone Coccia che ha più volte ripetuto che Danilo è un piccolo uomo. Simone Coccia difende Lucia Bramieri. L'imprenditrice ha ringraziato l'abruzzese per il gesto di amicizia. È giusto che tutta l'Italia sappia come questa persona si comporta con le donne. Il botta e risposta è andato avanti tutta la serata con il romano che in più di una circostanza ha provato a riavvicinarsi alla Bramieri per chiarire l'accaduto. Non voglio avere nulla a che fare con te. Alla fine la 57enne non è riuscita a trattenere le lacrime. Se avessi un compagno o un fratello martedì verrebbero qui a difendermi. Ritornata alla calma Danilo ha chiesto scusa alla coinquilina per l'espressione utilizzata in confessionale. Ripeto, non avevo nessuna intenzione di offenderti. Se la stessa frase l'avessi pronunciata davanti a te avresti sorriso anche tu.